Siamo a San Sebastiano al Vesuvio, stasera c'è la presentazione del libro di Marco Zurzolo, O fischio che non fa paura, colonnese editore. Qual è sto fischio che non fa paura? L'idea è che praticamente il sindaco. Forse bisogna fischiare più forte delle bombe per vivere in questa città, è complicata. Una città è complicata ma imprevedibile. Napoli è affascinante. Questo mio racconto, che è una sorta di favola, racconto le storie di questa città e la storia della musica di questa città. Negli anni 70 c'è stato un gruppo, fine 60, anni 70, c'è stato un gruppo meraviglioso che sono stati gli Showman, capeggiato da Mario Musella, un cantante pazzesco, morto troppo giovane, aveva secondo me ancora tanto da dire. E mi sono inventato una storia tra i musicisti degli Showman, capeggiati da Jean Senese, ma in realtà sono le mie storie raccontate nella figura di James, quindi mi sono divertito a raccontare le mie storie, cioè la storia della mia vita. Però è James che parla e quindi... Ci sono questi tre ragazzi, sì. Nel 1900 abbiamo le campane... Che meraviglia! Musicali, sicuramente, questi tre ragazzi che nel 1943, nel racconto, in un periodo molto difficile per Napoli, la guerra, i tedeschi, i bombardamenti, iniziano a suonare e scoprono che la musica ha un potere fortissimo. Consideriamo una cosa importante. Nel 1943 Napoli era la città più bombardata in assoluto dalle forze alleate. La banda quel giorno del 43, il 27 del 43, volle assolutamente uscire nonostante i bombardamenti e praticamente in quella banda c'erano questi tre ragazzi che sono Mario Musella, Gian Senese e Franco Del Prete. Come quando si sono liberati dai tedeschi, lo stesso trio ha imbracciato gli strumenti e sono corsi sulle barricate e hanno combattuto con la musica, come fece un grande artista, Sergio Bruni, il quale fu anche colpito ad una gamba. Sergio Bruni è uno dei ragazzi degli Scugnizzi che ha fatto parte delle barricate del 43. Come ti dicevo prima, Napoli è una città magica, imprevedibile e fantastica, abituato sempre a stringere la cinta, è sempre abituata a sopportare, ma sorride sempre, è sempre attenta a non incazzarsi mai, lo fa sempre con leggerezza. Però quando si sfasteria si fa sentire e nel 27 del 46, nel 1943, il 27 al 30 sono riusciti a cacciare fuori i nazifascisti. Noi d'altra parte lo abbiamo dimenticato e dopo 81 anni abbiamo ancora i fascisti al governo. È un racconto musicale, io l'ho letto e devo dire che lei è un musicista, un maestro, sì. Si avverte, leggendolo ad alta voce, tutti i dialoghi e anche proprio la narrazione, ha un qualcosa di musicale, infatti nella parte finale lei ha inserito il QR code, sì. Perché le volevo chiedere l'esigenza per un musicista di scrivere, cioè associare le parole, com'è nata questa voglia di creare questa... Perché tutte le volte che facevo dei concerti la gente mi sentiva a raccontare le mie storie, gli piacevano da impazzire, tutti mi chiedevano di scriverle. Ho iniziato con un piccolo libricino che si chiama I napoletani non sono romantici, poi mi è piaciuta l'idea con i miei studenti del conservatorio di Salerno di lavorare sugli Showman. A loro è piaciuto tantissimo, loro non conoscevano, sono tutti ragazzi di 20 anni, non conoscevano la storia degli Showman, li ho affascinati, abbiamo lavorato sodo per un anno, poi ho scritto questa bellissima storia, secondo me, perché è la storia della mia vita,
E alla fine era giusto tenere dentro il QR code con i pezzi degli Showman, ma non solo, anche di Eugenio Bennato, di Carlo D'Angiolo, di Pino Daniele. Assolutamente. Fatti suonare da loro. Un altro protagonista secondo me del racconto è anche il tempo, perché la narrazione inizia nel 1943, arriva ai giorni nostri, c'è un continuo... Ah, ma perché è un racconto atemporale, tu vivi tutto in un anno, cioè non passano 81 anni, 82 anni, non passano, passa un anno. Ma non lo senti proprio, perché arrivi fino a Giorgio, alle storie dei giorni nostri, i racconti di una Napoli moderna come della Napoli antica, però non avverti questo passaggio. Mi è piaciuto proprio renderlo atemporale. Ultima domanda, perché sì. Il sassofono, che io amo moltissimo tra l'altro. Perché il sassofono, ho suonato il sassofono. Sì. Ma scelto io... il sassofono che ha scelto lei. Ti spiego, no? Quando ero piccolino, io sono di Bagnoli, mia madre mi portò un giorno a vedere un concerto al teatro di Marina Confalone, quello delle Palme, sì. Il cinema teatro delle Palme. Tu considera un ragazzino di 7 anni che entra in questo teatro, mi ricordo ero... mi sembrava una cosa enorme, non l'avevo mai vista una roba del genere, le luci, le sedie, la gente, era una cosa veramente affascinante. E poi all'improvviso inizia il concerto, esce Mario Musella, era il concerto degli Showman, esce Mario Musella e già mi colpisce quelle due mesh che poi erano delle voglie, perché lui era Cherokee, era un indiano, figlio di indiano. E poi quando viene fuori James e fai l'assolo di Un'ora sola ti vorrei con quella pipa dorata, non ho avuto dubbi, quello doveva essere il mio strumento. Grazie maestro, e adesso inizia la presentazione. Grazie, grazie.